Vasto incendio nell'area industriale di Termini Imerese, distrutti dalle fiamme capannoni di due aziende, danneggiati gli impianti di una terza società. Fino a questa mattina al lavoro 10 squadre dei vigili del fuoco, situazione ora sotto controllo, ingenti danni. Un anno fa a Palermo veniva brutalmente assassinata la studentessa Carmela Petrucci e la sorella restava gravemente ferita. Guerra di perizie per il suo assassino, il 23enne Samuele Caruso. Il 30 ottobre si torna in aula per il processo, i compagni di scuola intitolano alla ragazza l'atrio dell'istituto. Ancora polemiche per la celebrazione solenne delle vittime dei due recenti naufragi a Lampedusa. La cerimonia di lunedì pomeriggio ad Agrigento sostituirà gli annunciati funerali di Stato. Oggi intanto omaggio della Presidente della Camera Boldrini ed alcune salme tumulate nel cimitero di Mazzarino. Dopo lo scandalo dei farmaci per la cura dell'osteoporosi, con un consumo doppio rispetto al resto d'Italia, l'assessorato alla salute mette sotto controllo tutti i comparti della spesa farmaceutica. Buongiorno e benvenuti dalla redazione del TG Med. Dunque abbiamo visto insieme le principali notizie di oggi. L'apertura sarà dedicata alla cronaca con l'incendio in provincia di Palermo. Prima di iniziare però c'è una breve pausa pubblicitaria. Dopo. C'è un giorno nella tua vita in cui gli occhi di tutti sono puntati su di te e tu vuoi essere stupenda, bellissima. Agostino Neri, gli abiti da sposa che ti fanno sentire unica. Agostino Neri, gli abiti da sposa più belli ed esclusivi, preziosi e delicati. Agostino Neri è in via Roma 274 accanto al Teatro Biondo. Non funziona il decoder. Centro del telecomando. Non si apre più il cancello. Centro del telecomando. Lo smartphone e il tablet ti sono caduti in acqua. Centro del telecomando. Si bloccano i tasti del climatizzatore. Centro del telecomando. Vuoi recuperare i dati del tuo cellulare? Centro del telecomando. Troppi telecomandi? Meglio uno solo più piccolo. Centro del telecomando. Da 50 anni, soluzioni veloci ed economiche. Riparazioni, duplicazioni, sostituzioni chiavi e radiocomandi anche codificati. Devi cambiare a vista e cover della chiave della tua auto? Semplice! Centro del telecomando. A Palermo, via Tommaso Gargallo 14, tra via Libertà e via Marchese di Villa Bianca. Info 091 30 29 40. Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche, presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2306. Per info www.rescaf.com. Si sa, i tempi sono duri e Urk è sempre rimasto al verde. Anche Urk ficcia Irnata e ha risolto con affari in oro. Contante all'istante. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partenna Mondello 39i, Palermo, info 091 5306 32. Danni ingenti ancora da quantificare, cause in corso di accertamento, inoltre per il vasto incendio che ha distrutto i magazzini e i capannoni di due aziende nell'area industriale di Termini Imerese. Sul posto hanno operato questa mattina 10 squadre di vigili del fuoco, ci sono volute diverse ore prima di mettere sotto controllo l'incendio, ma sentiamo tutti i dettagli da Gualtiero Sanfilippo. Rimane solamente una colonna di fumo, ben visibile dai paesi limitrofi e oltre, dell'incendio che intorno alle 3 di notte ha avvolto tra le sue fiamme due capannoni della società LSV SRL che si occupa di rifiuti, un altro grosso deposito di detersivi e una lavanderia industriale.
tutti in contrada canne maschie. 50 tonnellate di rifiuti della ditta avrebbero alimentato le fiamme, concedendo all'incendio una dimensione considerevole. Sul posto sono intervenute 10 squadre dei vigili del fuoco, che sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo solamente 6 ore dopo. I danni sono ancora in corso di quantificazione e le autorità hanno già chiarito che non c'è stato alcun ferito. Già l'anno scorso, precisamente il 26 settembre, la LSV era stata il primo focolaio di un incendio di grandi dimensioni. All'epoca l'ARPA fu costretta a intervenire per il controllo dell'aria. In questo caso le cause dell'incendio furono ricollegate a una scintilla prodotta da una macchina utilizzata per triturare i materiali. La squadra NBCR dei Vigili del Fuoco, il gruppo specializzato che interviene in caso di pericolo di inquinamento dell'aria, si sta occupando di capire quali conseguenze potrebbero aver causato questo incendio in termini di emissione di gas nocivi. I carabinieri stanno indagando sulle cause dell'incendio e in questo momento nessuna pista è esclusa. E continuiamo con la cronaca perché c'è stata una rapida svolta nelle indagini sull'omicidio della scorsa notte a Ragusa. Ad uccidere infatti il 66enne Salvatore Di Grandi, freddato mentre era alla guida della propria auto, sarebbe stato Giovanni Caruso, 36 anni, che dal sedile posteriore della macchina ha sparato 2 colpi di pistola calibro 6,35 alla nuca. Un altro uomo invece, Alfredo Scatà, 46 anni, che si trovava sul sedile lato passeggero, invece accusato di concorso in omicidio volontario. I due sono stati fermati dalla polizia ed allertare proprio gli agenti era stata una chiamata al 118 di alcuni giovani che stazionavano nel parcheggio in cui è avvenuto l'omicidio. L'auto di Di Grandi ha inoltre finito la sua corsa contro un muro. Pare che 3 uomini avessero bevuto nel corso della serata trascorsa insieme e che l'omicidio sarebbe maturato al culmine di alcuni contrasti. È un altro omicidio invece quello di Carmela Petrucci, la studentessa rimasta vittima un anno fa di un'aggressione. In questi giorni si sta ricordando la ragazza che si sacrificò per salvare la sorella e c'è la vicenda giudiziaria ancora del tutto aperta, come ci spiega Luigi Perollo nel servizio. È trascorso un anno da quel tragico pomeriggio di Via Uditore a Palermo, un anno in cui il 23enne Samuele Caruso, in carcere con l'accusa di omicidio premeditato e lesioni, è passato dal mutismo all'ammissione delle sue responsabilità alla lettera di scusa e di pentimento indirizzata ai familiari di Carmela Petrucci. Per lui il GUP di Palermo Cardamone ha disposto una perizia psichiatrica e la psicologa Giovanna Manna e lo psichiatra Alfonso Accursio sono stati incaricati di stabilire se l'imputato era capace di intendere e di volere quando aggredì le sorelle Petrucci e assassinò Carmela. Una perizia depositata dalla difesa dell'imputato nell'ultima udienza dimostrerebbe che Caruso era temporaneamente incapace di intendere, ma il PM Malagoli si è riservata di nominare i suoi consulenti e il processo è stato rinviato al 30 ottobre proprio per l'esame delle perizie. Resta in ogni caso il dato oggettivo, le 20 coltellate inferte con inaudita ferocia insieme alla premeditazione. Caruso infatti seguì le sorelle Petrucci dall'uscita di scuola, la succursale del liceo classico Umberto I, sino a casa. Per un chiarimento, disse all'inizio, ma la veloce discussione degenerò in furia omicida. Il processo si è aperto nel giugno scorso. Dopo aver confessato, Caruso ha scelto il rito abbreviato per ottenere lo sconto di un terzo della pena e la difesa punta adesso proprio sulla parziale infermità mentale. Il giudice ha accolto intanto la costituzione di parte civile della famiglia di Carmela Petrucci, del comune di Palermo e dell'associazione ONDE, una onlus che si occupa di combattere la violenza contro le donne. Ieri i compagni d'istituto delle due sorelle Petrucci hanno intitolato a Carmela l'atrio della scuola, un gesto non solo simbolico che serve a ricordare anche che la scuola è innanzitutto palestra di vita, o così dovrebbe essere. Il 10 novembre sarà organizzata una sfilata di moda, il cui ricavato sarà interamente devoluto ad una casa di accoglienza per donne e bambini vittime di violenza in Perù. La struttura, gestita da suore missionarie e intitolata proprio a Carmela, nel corso degli ultimi mesi è stata finanziata anche grazie ad una serie di iniziative organizzate dagli studenti del liceo Umberto.
Occupiamoci adesso di immigrazione perché non sembra fermarsi la polemica sui mancati funerali di Stato per gli immigrati vittime del naufragio del 3 ottobre. I funerali erano stati promessi e decisi dal governo nazionale, non sono però mai arrivati. Soltanto qualche giorno fa è stato comunicato che si terrà una breve cerimonia per ricordare le vittime. Sentiamo. Funerali di Stato ma senza bare sono quelli che si terranno lunedì prossimo alle 16 ad Agrigento nel molo turistico di San Leone alla presenza dei rappresentanti del governo e delle istituzioni. All'indomani del naufragio del 3 ottobre con oltre 350 vittime il Premier Letta aveva annunciato esequie solenni, ma due settimane sono trascorse in silenzio, le salme tumulate e le polemiche partite. Così soltanto l'altro ieri il governo ha annunciato la cerimonia. Polemico a riguardo il sindaco di Lampedusa, Giussi Nicolini, che non parteciperà ai funerali. Sono estremamente amareggiata che questa commemorazione, benché tardiva e a corpi già sepolti, non si faccia a Lampedusa. La comunità della mia isola non merita di non essere coinvolta e di essere convocata a decisione già presa. Anche la CGIL lunedì sarà ad Agrigento per ricordare le vittime del naufragio, ma nonostante sia stata invitata dal prefetto, non salirà sul palco delle autorità. Critiche arrivano anche dal mondo politico, ad esempio dal PSI con il senatore Nencini. Morti due volte, ha detto, nei cimiteri siciliani giacciono i corpi di decine di immigrati sepolti in cappelle grigie con un numero al posto del nome. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Camera Laura Boldrini, che parteciperà a un momento di raccoglimento per i morti a Mazzarino. È proprio il presidente Boldrini in questi giorni in Sicilia, è intervenuto sull'argomento, non solo sulla cerimonia ma anche sull'immigrazione in generale. Ecco cosa ha detto durante la sua visita a Palermo. So che ci sarà questo momento di ricordo, io purtroppo non potrò esserci perché devo essere a Roma, però voglio anch'io fare un raccoglimento, sapete sono state a Lampedusa all'indomani del naufragio e siccome dovrò andare a Piazza Armerina allora mi fermerò a Mazzarino laddove sono stati seppelliti 7 bambini e 11 adulti per un momento di raccoglimento perché comunque queste morti sono morti che voglio dire non possono lasciarci indifferenti e sono morti a cui noi dobbiamo tutti gli onori, ecco, quindi anche un momento di raccoglimento in un piccolo cimitero ho pensato che comunque era qualcosa che io stando qui in Sicilia dovevo fare. Il sindaco di Lampedusa dice che doveva essere fatta a Lampedusa questa commemorazione non ad Agrigento. Beh, questo lo immaginavamo, così avevamo pensato, evidentemente hanno deciso diversamente, io non so il motivo per cui poi è stato deciso diversamente, non lo so sinceramente. Sarà riesumata la salma di Mario Biondo, il cameraman palermitano trovato morto il 30 maggio scorso a Madrid. Il PM Geri Ferrara ha infatti aperto un fascicolo dopo l'esposto dei familiari della vittima e disposto così una nuova autopsia sul cadavere. Il nuovo esame sulla vittima sarà eseguito dopo la notifica delle parti offese. La procura infatti ci vuole vedere chiaro su quello che le autorità spagnole hanno classificato come un suicidio. Per questo saranno analizzati anche i PC in possesso della famiglia. Il cadavere di Mario Biondo fu trovato dalla domestica il giorno dopo la morte, era infatti nel salone della sua casa a Madrid con un foulard di seta legato al collo e fissato a una libreria di metallo. Erano appena arrivati ad Enna Bassa con l'ultimo pullman proveniente da Palermo, ma sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di spaccio di droga. Protagonisti sono due giovanissimi, 16 e 17 anni, uno dei quali incensurato. Alla vista dei militari uno dei due ha tentato di fuggire, ma è stato comunque bloccato. Addosso aveva 100 grammi di hashish, un bilancino elettrico digitale di precisione, ma anche un coltello a serramanico di genere vietato. Noi adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria, dopo.
Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche, presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2306. Per info www.rescaf.com. C'è un giorno nella tua vita in cui gli occhi di tutti sono puntati su di te e tu vuoi essere stupenda, bellissima. Agostino Neri, gli abiti da sposa che ti fanno sentire unica. Agostino Neri, gli abiti da sposa più belli ed esclusivi, preziosi e delicati. Agostino Neri è in via Roma 274 accanto al Teatro Biondo. Mobil Domus Arredi vi propone soluzioni attuali per arredare la vostra casa con l'intramontabile classico, il fascino dei mobili in stile, l'innovazione continua del moderno e contemporaneo. Da Mobil Domus vivrete la scoperta di esclusive cucine Mobil Turi, classiche e moderne e in differenti colori e finiture con soluzioni compositive su misura. La fantasia e la creatività delle camerette Spar Junior. Mobil Domus, corso di 1235 a Palermo, di fronte Ponte Ammiraglio. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione. Tecnologia. Estetica. Benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. I carabinieri di Castelvetrano hanno arrestato un giovane di 21 anni per detenzione e spaccio di droghe. È stato anche denunciato un 17enne. Entrambi sono di Sciacca. I due erano a bordo di un'utilitaria sulla statale 115 e sono stati trovati in possesso di un sacchetto contenente circa 100 grammi di marijuana. Il 21enne è finito agli arresti domiciliari dopo la convalida del provvedimento è stato scarcerato in attesa di giudizio. Il minorenne, che al momento del controllo era seduto invece sul lato passeggero, è stato denunciato alla procura presso il Tribunale dei minorenni di Palermo. Un imprenditore di Agrigento, Giovanni Alessi, 50 anni, è morto dopo essere stato ripetutamente colpito con calci al torace alle spalle da uno dei suoi tre asini, accaduto in Contrada Erina e a Ralmonte, in un agriturismo di prossima apertura dello stesso Alessi. A chiamare i vigili del fuoco di Agrigento e i carabinieri sono stati familiari che non avevano visto rientrare il cinquantenne. Alessi sarebbe stato morso dall'asino imbizzarrito, l'imprenditore ha poi tentato la fuga lasciando tracce di sangue lungo l'uliveto, ma è stato raggiunto dall'animale che lo ha finito a calci. I carabinieri hanno richiesto anche l'intervento del servizio veterinario dell'ASP di Agrigento che ha soppresso l'asino. Un presunto esattore del racket delle estorsioni, si tratta di Domenico Grasso, di 39 anni, è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Catania dopo aver incassato il pizzo da un'impresa di un paese alle pendici dell'Etna. L'uomo è stato bloccato con circa 1.000 euro in tasca. La tangente, secondo l'accusa, che la ditta versava trimestralmente da anni alla mafia e in particolare al clan Mazzei. Su disposizione della DDA della Procura di Catania, Grasso è stato condotto in carcere. Già ieri abbiamo avuto modo di occuparci dell'abnorme spesa farmaceutica nella nostra regione per curare l'osteoporosi, una vicenda sulla quale stanno adesso indagando la Procura di Palermo e la Guardia di Finanza. Adesso l'assessorato alla salute sottolinea che il consumo di farmaci viene monitorato costantemente, analizzando anche le prescrizioni sia in ospedale che sul territorio. Sentiamo. Quello del consumo dei farmaci in Sicilia potrebbe essere l'ennesimo vaso di Pandora e questa volta, insieme alla magistratura e gli organi investigativi, l'assessorato alla salute, guidato da Lucia Borsellino, è in prima linea per porre un argine a situazioni sospette.
Per questo motivo, dice oggi una nota dell'assessorato, sono già diverse le iniziative intraprese in questi anni per il miglioramento delle prescrizioni, tra le quali il piano dei controlli per i farmaci oncologici, l'adozione da marzo 2013 di soglie prescrittive per allineare i consumi dei farmaci a più alto impatto sulla spesa ai valori della media nazionale e la sperimentazione della ricerca dematerializzata. Il fenomeno delle iperprescrizioni e consumi anomali è stato affrontato anche nell'incontro con i commissari delle aziende sanitarie per fare il punto sulla criticità del sistema, liste d'attesa, completezza del dato nella computazione dei flussi informativi, implementazione della rete dei servizi sociosanitari. Nel corso dell'incontro il presidente della regione, Crocetta, ha sottolineato la necessità di rivedere il sistema delle gare, degli affidamenti esternalizzati e di migliorare la gestione degli acquisti per evitare sovradimensionamenti rispetto ai fabbisogni. Insomma, il pressing delle lobby farmaceutiche, con un'ampia catena di complicità, dovrebbe iniziare ad incontrare un argine per evitare che la spesa per i medicinali e i presidi sanitari sia di gran lunga maggiore rispetto alle effettive necessità. Canoa, kayak, yacht, surf sky, ma anche canoa polinesiana e dragon boat. Domani a Mondello si terrà Palermo Rema, la manifestazione sportiva non competitiva organizzata in collaborazione con Canottieri Palermo, Circolo Lauria e WISP, che punta a coinvolgere gli appassionati di imbarcazione remi senza limiti di peso, di misura e di numero di vogatori. Palermo Rema si terrà su un tracciato di circa 16 km da Mondello Valdesi fino a Sferra Cavallo e ritorno. E questa per il momento era l'ultima notizia del TG Med, non restano che le previsioni del tempo, come sempre, dopo la pausa pubblicitaria. Arrivederci. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'uovo, vendita al dettaglio, via Partanna Mondello 39 I, Palermo. Info 091 5306 32. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Perché hai scelto Auto Europa? Perché Auto Europa ti dà sempre di più, il miglior servizio al miglior prezzo e poi sono ovunque. Ok, mi hai convinto. Roma, Milano, Torino, Palermo, Catania, Pisa, Firenze, Venezia, Bologna, Napoli. Auto Europa è veramente ovunque. Servizio impeccabile, staff efficiente, tariffe imbattibili. Auto Europa, l'autonoleggio low cost. Per questa seconda parte di giornata, nuvolosità variabile con addensamenti soprattutto nelle zone interne. Le temperature sono stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti moderati dai quadranti meridionali, mari da poco mossi a localmente mossi. Per la giornata di domani, sole alternato a nubi, soprattutto sulla parte centro-orientale dell'isola. Temperature sostanzialmente stazionarie, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti ancora dai quadranti meridionali, moderati, mari da poco mossi a localmente mossi. Vuoi iniziare con noi la giornata? TRM Mattino, ogni giorno, dalle 7.30. L'informazione con il meteo, viabilità, oroscopo, i titoli dei quotidiani. TRM Mattino, da lunedì al venerdì, dalle 7.30, su TRM 13.